vogliamo dare in questa lezione un significato alle potenze con esponente negativo. Noi, nella lezione precedente, abbiamo visto che la potenza complessa la si esprime, la si opera con la formula di De Moivre. Ora, quell'esponente che compare nella formula, quell'n che abbiamo messo su z nella lezione precedente, noi abbiamo supposto, non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo supposto, essere un numero naturale o un numero intero positivo. Ora, supponiamo che se io considero z alla n, no, supponiamo che questo n qui sia un numero negativo, cioè n appartiene a z meno, cioè all'insieme dei numeri interi negativi. Allora la formula di De Moivre, vedremo, lo dimostreremo con degli esempi, rimane la stessa, cioè noi avremo sempre che z alla n si esprime come modulo di z alla n coseno di n teta più i seno di n teta, cioè la formula rimane uguale a quella di prima. Ora, per capire perché questo fatto è vero, partiamo dal caso più semplice, cioè supponiamo che n è pari ad 1. Quindi se io ho 1 nz alla meno 1, allora noi già abbiamo visto che cosa significa z alla meno 1 in una di queste, delle lezioni precedenti. Z alla meno 1 è l'inverso di un numero complesso. Z alla meno 1, che si può esprimere anche come 1 su z, noi sappiamo essere un numero complesso che è l'inverso di z. Ora, secondo la formula di De Moivre, io dovrei ottenere modulo di z alla meno 1 coseno di meno teta più i seno di meno teta. Vediamo perché questo è vero. Allora io vi ricordo che tempo fa vi avevo mostrato una formula che diceva che se io ho z fratto w doppio, no? Allora io z fratto w doppio, se lo moltiplico per il coniugato e lo divido per il coniugato di w doppio, ottengo questa formuletta qui. Z per w doppio coniugato diviso il modulo di w doppio al quadrato. Perché? Perché se io ho w doppio per il coniugato di w doppio, vi ricordo che questo qui è il modulo di w doppio, è il modulo di w doppio al quadrato, naturalmente. Qualunque cosa noi mettiamo, cioè qualsiasi cosa io prendo e la moltiplico per il coniugato, ottengo sempre il modulo al quadrato. Cioè se io invece di W doppio mostro per il coniugato del mostro, io quello che ottengo chiaramente è il modulo del mostro al quadrato. Cioè quella formula vale sempre. Qualsiasi cosa mettiamo al posto di W doppio. Quindi, questa formula qui, il denominatore, è spiegato perché lì c'è W doppio per il coniugato di W doppio. Ora, supponiamo che questo z numeratore sia 1. E quindi ricadiamo in questo caso qui. Allora, se quel z lì è al numeratore è 1, allora io ottengo la formula per 1 su W doppio, che è praticamente W doppio coniugato diviso il modulo al quadrato di W doppio. Questa è un'altra formula molto importante ed è un caso particolare di questa. Ora, se noi conosciamo la forma trigonometrica di un numero complesso, dove per forma trigonometrica di z si intende modulo di z coseno di teta più i seno di teta, dove modulo di z e teta sono le coordinate polari, rho e teta, del numero complesso. Vi ricordo che modulo di z si può esprimere anche con rho.
Se io ho la forma trigonometrica del numero complesso, allora usando quella formula lì c'è W doppio, però al posto di W doppio noi possiamo mettere qualsiasi numero complesso. Togliamo questa scritta qui. Qualcuno naturalmente potrebbe pensare chissà cosa. Se al posto di W doppio metto un qualunque numero complesso, allora quella formula è valida. Noi abbiamo adesso Z espresso in forma trigonometrica. Sostituiamolo lì dentro, cioè che cosa abbiamo noi se lo sostituiamo lì dentro? Abbiamo il coniugato di questo numero complesso, quindi modulo di z, perché il coniugato, il modulo non risente del coniugato, è un numero reale. Modulo di z per coseno di teta meno i seno di teta. E questo è il numero diviso il modulo di z al quadrato. Quindi adesso questo e questo si semplifica, che cosa otteniamo? Otteniamo praticamente 1 sul modulo di z coseno di teta meno i seno di teta. Cioè abbiamo ottenuto l'espressione trigonometrica dell'inverso. Ora questa espressione trigonometrica dell'inverso ha un significato anche in termini della formula di De Moivre. Chiaramente, perché noi adesso abbiamo bypassato la formula di De Moivre, abbiamo utilizzato questa formula qui. Però se noi utilizziamo la formula di De Moivre e sostituiamo al posto di θ meno θ, perché che cosa dice la formula? Dice di prendere l'esponente e metterlo come esponente al modulo. E qui chiaramente noi sappiamo che 1 sul modulo di z è praticamente uguale a modulo di z alla meno 1, chiaramente, e quindi sul modulo ci siamo messi in linea. Per quanto riguarda la parte trigonometrica, se io qui dentro metto coseno di meno teta più i seno di meno teta secondo questa formula, è evidente che questa espressione è uguale a questa. Perché? Perché il coseno di meno teta è uguale al coseno di teta, perché il coseno è una funzione pari, chiaramente. Quindi questa è uguale a questa per via di questa formula qua, di questa relazione. Mentre il seno di meno teta è uguale a meno il seno di teta, perché il seno è una funzione dispari. E quindi anche questa è in corrispondenza con questa scrittura qui. Questo meno qui è venuto fuori da questa relazione qui. E quindi tutto quanto quadra con quanto abbiamo espresso qui. Quindi, per quanto riguarda l'inverso, la formula di De Moivre è in accordo con i fatti detti. Ad esempio, ora vogliamo fare un calcolo con un numero complesso concreto, senza formule, un esempio particolare. Supponiamo di prendere questo numero complesso qui, 2 meno i. Vogliamo calcolare la potenza a meno 1. Allora, la potenza a meno 1 di questo numero complesso sarebbe l'inverso del numero complesso. Però io adesso voglio usare questa formula qui, cioè non voglio calcolare l'inverso in modo tradizionale con quella formuletta che tempo fa vi avevo espresso e che tra l'altro è uguale a è questa qui, perché questa formula qui, se voi osservate questa formula, se voi la osservate attentamente questa formula come è scritta, vi accorgerete che sopra c'è il coniugato e sotto c'è il modulo al quadrato. Ma il coniugato che cos'è? Se W doppio ha l'espressione C più ID, allora il coniugato è C meno ID. Mentre il modulo al quadrato è c quadro più d quadro, che un tempo fa vi avevo detto di ricordarvi di questa espressione qui. Ma evidentemente questa espressione qui che cos'è? Questa espressione qui altro non è se non c diviso c quadro più d quadro meno id diviso c quadro più d quadro. È l'espressione algebrica dell'inverso. E quindi questa formula qui è la versione più compatta, che fa riferimento al modulo e al coniugato di questa. Quindi
Quindi vedete come tutto quanto sta iniziando a completarsi. Ora, ritorniamo qui. Allora, questo inverso io lo posso calcolare sia con questa formula, ma non lo faremo adesso, e sia con questa. Allora, se lo vogliamo calcolare con questa formula, dobbiamo calcolare la forma trigonometrica di questo numero qui. La forma trigonometrica di questo numero qui è pari a il modulo di 2 meno i è praticamente la radice quadrata di 2 al quadrato più meno 1 al quadrato, parte reale al quadrato più parte immaginaria al quadrato. Cioè questa qui è radice di 5. L'argomento di 2 meno i è praticamente l'arcotangente di meno un mezzo, che è un numero che ora non stiamo qui ad indagare, lo lasciamo scritto in questo modo. Poi qualcuno può prendere una calcolatrice, no? Può prendere delle tavole trigonometriche e così via, e ricavare questo valore. Quindi la forma trigonometrica di questo numero qua è la seguente: è z uguale a radice di 5 che moltiplica il coseno dell'arcotangente di meno un mezzo più i seno dell'arcotangente di meno un mezzo. Questa è la forma trigonometrica. Ora, se io volessi calcolare l'inverso, cioè la potenza alla meno 1, che dovrei fare qui dentro? Dovrei banalmente prendere radice di 5 alla meno 1, cioè 1 su radice di 5, e poi moltiplicare per meno 1 gli argomenti, cioè coseno di meno arcotangente di meno un mezzo più i seno di arcotangente di meno un mezzo. E pardon, qui c'è un meno qui dentro. Qui dentro c'è un meno. Quindi qui c'è la parentesi e qui c'è il meno. Questa è la versione dell'inverso. Ora facciamo un attimino la versione algebrica di questo qui. Usiamo la formula con il coniugato, cioè prendiamo il coniugato di questo numero, 2 più i, e lo dividiamo per il modulo al quadrato di questo numero. Perché vedete, c'è il modulo al quadrato. Ma se il modulo è 5, il modulo al quadrato è, e se il modulo è radice di 5, il modulo al quadrato è 5. E quindi il numero complesso sarà 2 quinti più i volte un quinto. Ora proviamo a convertire questo nella forma trigonometrica. Vediamo se effettivamente quando convertiamo questo numero qui otteniamo questo numero. Perché? Quant'è il modulo di questo numero complesso? Allora, il modulo di questo numero complesso è praticamente la radice quadrata di 2 quinti al quadrato più un quinto al quadrato, cioè è la radice quadrata di che cosa? Di 4 su 25 più 1 su 25. Ma quindi 4 più 1 fa 5, perché il denominatore è uguale quando due frazioni hanno lo stesso denominatore, si sommano i numeratori. Mentre il denominatore rimane 25, e questo qui chiaramente è radice di 5 fratto 25, è radice di 5 su radice di, cioè possiamo dividere tutto per 5, e quindi abbiamo radice di un quinto, cioè 1 su radice di 5. E quindi osservate che questo è uguale a questo. Ora vediamo l'argomento. Qual è l'argomento del numero complesso in questione? Allora, è l'arcotangente dove si trova il numero complesso. Il numero complesso si trova nel primo quadrante, quindi non ci sono problemi di
sull'arco tangente. È l'arco tangente della parte del coefficiente dell'immaginario diviso la parte reale di un quinto diviso due quinti. Cioè è l'arco tangente di, quando faccio il rapporto di due frazioni, questo equivale a fare il prodotto della prima per l'inversa della seconda. Adesso questo e questo si semplifica, ottengo l'arco tangente di un mezzo. Allora uno potrebbe dire, c'è un errore, perché qui c'è venuto un meno nell'argomento, mentre l'argomento è venuto positivo. Dici, dove sta l'errore? Dov'è? Non è un errore. Perché non è un errore? Perché se vi ricordate il grafico dell'arco tangente, il grafico dell'arco, non della tangente, dell'arco tangente. Il grafico è questo. E qui ci sono due asintoti, pi greco mezzi, meno pi greco mezzi. L'arco tangente è una funzione dispari, cioè è simmetrica rispetto all'origine. Quindi, se io prendo x, a cui corrisponde un'immagine, e prendo meno x, a meno x corrisponde l'immagine che è capovolta rispetto a questa. Quindi io scrivo che arco tangente di x è uguale a meno arco tangente di meno x. Vedete? L'arco tangente o x in input, la sua arco tangente che è questa, è uguale all'arco tangente di meno x girata col segno meno. Perché se io tolgo il segno meno, questo non è uguale, vedete? L'arco tangente di x è sopra, l'arco tangente di meno x è sotto, è negativa. Mettendo il segno meno, allora questa la riporto. E allora, questa espressione qui la ritroviamo qui. Vedete? Meno arco tangente di meno un mezzo. Meno arco tangente di meno un mezzo. Che è praticamente uguale a questa. Quindi, il numero complesso, questo, in forma trigonometrica corrisponde a questo. Quindi l'inverso, calcolato con quella formula, si ottiene in modo analogo calcolato con questa formula. E fin qui tutto quanto credo sia abbastanza chiaro. Adesso chiudiamo questa lezione sulla interpretazione dell'inverso con un esempio che non sia proprio l'inverso, ma sia ad esempio z alla sesta, z alla meno 5, alla meno 4. Vogliamo calcolare, un attimino, vogliamo calcolare z alla meno 6. Allora, z alla meno 6, come si calcola? Se applichiamo la formula di Denoire, avremo 1 sul modulo di z alla 6 per coseno di meno 6 teta più i seno di meno 6 teta, quando z è espresso in forma trigonometrica. Ma questa la possiamo riscrivere, per quanto visto prima, come 1 sul modulo di z alla 6 coseno di 6 teta, perché il coseno è pari, meno seno, i seno di 6 teta. E questo fa riferimento ad un'altra formula che vedremo successivamente, mentre questa qui praticamente è equivalente a questa, perché io sostituisco l'esponente, lo prendo così com'è, questo esponente, e lo metto il meno 6, lo vado ad inserire praticamente qui, nel
nell'argomento dei del seno e del coseno. E lo metto anche qui ad esponente, quindi questo diventa 1 su modulo di z alla sesta. Questa qui la ottengo attraverso le proprietà pari e dispari delle funzioni seno e coseno. Coseno è pari e seno è dispari. Però questa qui avrà un'altra interpretazione molto importante quando introdurremo un'altra versione dei numeri complessi, e lo faremo o nella lezione successiva o nella prossima. Quest'altro modo di esprimere i numeri complessi sarà praticamente il punto di arrivo di queste lezioni ed aprirà la strada, naturalmente, ad nuove caratteristiche e nuove interpretazioni geometriche dei numeri complessi.